Ciao a tutti, benvenuti in questa comparazione che vede mettere a confronto due dei maggiori brand, se non i più importanti, per quanto riguarda gli stabilizzatori video. Stiamo parlando di DJI e Zhiyun, uno con il proprio Ronin S e Ronin SC, e l'altro invece con i propri Krain 3 e Weebit Lab. Per capire però quale sia il migliore o comunque quello più adatto alle sue esigenze, non perdiamo tempo e andiamolo a scoprire insieme. Partiamo dai due prodotti principali, ovvero il Ronin S per quanto riguarda DJI e il Krain 3 per quanto riguarda Zhiyun. Entrambi gli stabilizzatori sono dedicati a un pubblico di professionisti, quindi sono di fascia alta, sono molto differenti fra di loro perché il Ronin S potremmo definirlo un classico stabilizzatore da un punto di vista del design, potremmo definirlo tradizionale, mentre il Krain 3 invece è stato molto cambiato, ha avuto proprio un processo di redesign in fase di progettazione e quindi questo è il risultato e è infatti molto differente sia dal Ronin S ma da quello che siamo abituati a vedere sul mercato. Vedremo dopo che questa configurazione porta dei vantaggi, però partiamo dal prezzo. In questo caso il punto va senza dubbio a Ronin S, perché nel pacchetto, nell'essential kit, quindi la configurazione alleggerita di alcuni accessori che non vanno però ad intaccare né le prestazioni né le funzioni principali, riesce a far risparmiare circa 200-250 euro al momento rispetto al pacchetto standard del Krain 3. Pacchetto standard però che equivale allo standard kit, quindi il pacchetto completo di accessori principali. Nel caso di Zhiyun non dobbiamo avere la preoccupazione di perdere accessori, perché appunto già nello standard kit abbiamo tutto il necessario. Infatti abbiamo la ghiera per gestire il focus e abbiamo anche dei controlli nell'impugnatura posteriore per gestire direttamente la fotocamera, come vedremo fra pochissimo. Quindi insomma, fate caso a questa differenza, perché è vero che riusciamo a risparmiare qualcosina con il Ronin S, però attenzione perché perdiamo degli accessori qua e là, come per esempio la focus wheel che nel Krain 3 è integrata. Passando invece alla costruzione, se magari dal punto di vista della costruzione il Ronin vince di nuovo perché ha un corpo completamente in metallo, il Krain 3 mixa sia parte in metallo che in plastica, però aggiungendo il fattore design un punto in più lo darei al Krain 3, proprio perché è molto più semplice da utilizzare, nel senso rimane più comodo, rimane più leggero, ha una distribuzione del peso appunto più intelligente proprio grazie a questa doppia impugnatura, quindi il peso della fotocamera e il peso stesso del gimbal si farà sentire meno durante l'utilizzo, quindi è una cosa indispensabile per filmare su periodi prolungati. In più ha questo dettaglio, questo sistema di bloccaggio degli assi che permette di riporlo via senza grandi problemi, cosa che invece il Ronin S non ha. Infatti gli assi rimangono sempre liberi di muoversi e per inserirlo, per riporlo nella confezione originale è sempre un po' una lotta col Ronin. Io il Ronin S l'ho scelto come stabilizzatore personale, infatti tutte le volte mi rimane un pochino scomodo, cosa che probabilmente con il Krain 3 non mi troverei insomma a dover fare i conti. Cos'altro dire? Per quanto riguarda l'usabilità, quindi la facilità d'utilizzo, si equivalgono, non c'è un vero vincitore o un netto vincitore, perché comunque sono entrambi due stabilizzatori molto intuitivi da utilizzare, probabilmente un pelino più facile il Krain 3, diciamo più intuitivo, più completo, ecco, sicuramente dal punto di vista della gestione delle fotocamere compatibili, perché appunto oltre alla ghiera abbiamo detto anche i controlli sull'impugnatura, controlli che consistono nel scegliere gli ISO, l'apertura del diaframma, i tempi di scatto, quindi insomma una mano non indifferente. Il Ronin S invece nel miglior caso, nella configurazione standard o comunque utilizzando la ghiera, permette appunto solo di sfruttare il follow focus, ovviamente con fotocamere e obiettivi compatibili, non ha la componente della gestione dei tempi di scatto, eccetera, eccetera. Però guadagna tre modalità preprogrammabili, selezionabili tramite un semplice tasto, il tasto M, con le quali appunto poter giocare durante l'utilizzo. Quindi è molto più semplice su Ronin S scegliere una modalità di movimento, di ripresa, chiamiamola così, rispetto al Krain 3.
Quindi poi nelle prestazioni, questo si traduce in prestazioni ugualmente molto simili, forse il Ronin S fa un lavoro migliore nello stabilizzare proprio tecnicamente una lieve stabilizzazione più stabile, più fluida, riesce a muoversi più velocemente e comunque mantenere un movimento più preciso rispetto al Crane 3 e riesce a tracciare tramite la modalità Active Track che troviamo anche sui droni, sempre di DJI, tracciare i soggetti. Ovviamente avremo bisogno dello smartphone e dell'applicazione, però ecco, lo ha anche il Crane 3, una modalità del genere, e comparandole effettivamente quella di DJI si comporta meglio, anche se non di chissà quanto. Infine, dando uno sguardo poi a quello che è il contorno, quindi ok le prestazioni, abbiamo detto che il Ronin S si comporta lievemente meglio, il contorno, quindi l'applicazione e tutto il supporto che c'è dietro, anche gli accessori, l'applicazione, di nuovo, probabilmente quella di DJI è strutturata meglio, ha d'altronde una esperienza più lunga in questo campo, deriva anche, se vi ricordate, dai droni che produce, mentre il Crane 3, diciamo, ha un'applicazione ok più basilare, chiamiamola così, rispetto a quello che permette di fare quella del DJI Ronin S. Infine gli accessori, il punto va sicuramente invece al Crane 3, perché in media hanno un prezzo inferiore, quindi possiamo investire da questo punto di vista, scegliendo il Crane 3, investire in accessori più economici e quindi avere un ritorno da questo punto di vista, mentre magari il Ronin S è un guadagno, un risparmio iniziale e poi diciamo si compenserà con l'acquisto degli accessori originali, ovviamente, perché poi si è già creato un ecosistema di accessori compatibili molto interessante. Una delle aziende più interessanti è la Small Rig, che produce accessori di tutti i tipi, tra l'altro ne produce anche uno che permette di trasformare il Ronin S in una sorta di Crane 3 con un'impugnatura ad L da stringere qui sull'impugnatura, e quindi insomma sicuramente un brand da tenere sotto controllo. Quindi, concludendo, non posso eleggere un netto vincitore, perché effettivamente non ce n'è uno. Chi fa bene da una parte magari fa peggio dall'altra e viceversa, quindi lascio a voi decidere qual è il prodotto migliore per le vostre esigenze, sapendo quello che appunto vi ho detto. Poi, piccola parentesi, in descrizione vi lascio il link all'articolo del blog dove amplio tutto quello che vi sto dicendo, perché probabilmente mi sto dimenticando qualcosa qua e là mentre parlo. Quindi l'articolo sicuramente troverete tutto approfondito nei minimi dettagli. Chiusa parentesi, andiamo a vedere invece come si comportano i fratelli minori di questi due, il Ronin SC e il Weebill Lab. Possono effettivamente essere considerati dei fratelli minori, quindi dei prodotti alleggeriti di alcune cose. Un concetto alla base della loro progettazione totalmente differente, quindi quello di essere più leggeri possibili senza però rinunciare alle prestazioni che un professionista dovrebbe e potrebbe dover sfruttare. La differenza in questo caso si riduce dal punto di vista del design, perché effettivamente entrambi mimano quelli che sono i design dei fratelli maggiori, però il Weebill Lab non ha proprio questa impostazione, quindi manca l'impugnatura posteriore con i controlli, è mimabile comunque con il cavalletto dato in dotazione, quindi se il cavalletto lo togliamo dalla parte posteriore, inferiore scusate, e lo mettiamo nella parte posteriore, più o meno diventa di nuovo un Crane 3 più o meno, appunto perdiamo i controlli, mentre il Ronin SC è in realtà pari, il Ronin S in scala leggermente inferiore. Dal punto di vista del prezzo, in questo caso la spunta il Weebill Lab, perché nel suo pacchetto standard dà già tutto in dotazione, tutti gli strumenti necessari per gestire al meglio la fotocamera, quindi la diera per esempio del follow focus. Mentre per quanto riguarda il Ronin SC, il pacchetto più diciamo basilare, di nuovo viene alleggerito di qualcosina, effettivamente costa qualcosina in meno, però secondo me non ne vale la pena investire in quel modello, visto che appunto con qualcosina in più riusciamo a prendere un prodotto già completo e pronto per essere utilizzato con tantissime fotocamere. Ovviamente sempre fate fede alla lista di compatibilità delle fotocamere delle rispettive aziende, quindi di Zion e di DJI. Chiusa parentesi, andiamo avanti. Design e costruzione. Costruzione qui si equivalgono di nuovo, perché
non hanno, non c'è una differenza netta, quindi il Ronin SC non è di puro metallo, anche lui combina parti in plastica e parti in metallo, e così fa anche il WeBuild Lab. Quindi non c'è qui una netta differenza. Il design, di nuovo, potremmo riprendere quello detto prima, quindi il WeBuild magari riesce a distribuire il peso in maniera migliore grazie alla configurazione che permette di creare, e cosa che non ho detto per il Crane 3, ma comunque equivalente, comunque valida, è più facile nella gestione, quindi nel muovere il gimbal, nel uscire ed entrare in determinate modalità di ripresa. Quindi per esempio con questa impugnatura io posso scendere in modalità valigetta e poi ritornare su, mentre il Ronin S e il Ronin SC, avendo questa singola impugnatura, rimane più difficile andare giù con la videocamera e poi tornare su, perché appunto tutto il peso si sposta verso il nostro avambraccio, affaticandolo molto. Invece in questo caso no, non è così, perché appunto andando giù possiamo appunto impugnarlo come una valigetta e quindi dissipare tutto il peso in quella zona, cosa molto molto utile e sicuramente d'aiuto a chi sarà costretto a gestire gli stabilizzatori durante le riprese. Quindi per quanto riguarda invece l'usabilità, le prestazioni, anche qui non c'è una netta differenza. L'SC forse di nuovo si comporta leggermente meglio rispetto al WeBuild Lab, però non c'è un vincitore, né non posso dire con certezza chi vince da questo punto di vista. Anche per quanto riguarda le applicazioni, di nuovo vale il solito discorso: DJI ha un'applicazione più stabile, d'altronde è la solita per gestire il Ronin S, quella dedicata all'SC, e di nuovo il tracciamento funziona meglio. Però il WeBuild Lab ha un altro, un grande asso nella manica, che è la trasmissione video direttamente allo smartphone. Quindi il WeBuild Lab proprio trasmette il video allo smartphone, cosa che ci permette di utilizzare contemporaneamente lo stabilizzatore e un monitor esterno, cosa che nel caso del Ronin SC e del Ronin S non è possibile fare. Quindi mantenere tutte le impostazioni del WeBuild Lab e in più avere anche un monitor esterno, cosa che appunto ci permette di non dover investire in un monitor esterno vero e proprio, perché abbiamo lo smartphone. Questo ci permette anche di tracciare i soggetti, cosa che comunque è più efficace nel mondo DJI. E quindi insomma anche qui la concluderei con gli accessori che di nuovo vale lo stesso discorso, sono lievemente più economici per quanto riguarda Zoom, mentre sono un pochino più esigenti dal punto di vista del budget per quanto riguarda DJI. Di nuovo vale il discorso della Small Rig, che comunque ha creato tutto un ecosistema di accessori anche per il Ronin SC. Quindi concludendo, qual è il prodotto che fa al caso vostro? Sicuramente scegliendo Zoom abbiamo abbiamo un investimento iniziale magari leggermente maggiore, ma comunque abbiamo un ritorno in accessori e comunque completezza dell'equipaggiamento. Mentre scegliendo DJI abbiamo una solidità, abbiamo una diciamo longevità del prodotto, una sicurezza, una stabilità e delle prestazioni leggermente migliori, mentre perdiamo qualcosina dal punto di vista dell'ecosistema di accessori. Quindi detto questo, lascio trarre le ultime conclusioni a voi. Vi ricordo che in descrizione trovate l'articolo nel nostro blog, dove ho ampliato sicuramente tutte le parti, tutti gli aspetti relativi a questi stabilizzatori, quindi vi rimando in descrizione e anche nelle schede. Io questo video però lo concludo qui, commentate se avete bisogno di sapere qualcosa, se vi è rimasto qualche dubbio, e ci vediamo al prossimo video. Quindi dallo tutto, arrivederci.